carbon neutrality, questa è ormai la parola d'ordine che muove i programmi e gli interessi dei colossi dell'automotive. E se si parla di settore moto, l'unica vera alternativa al motore termico è per ora solo la mobilità elettrica, con tutti i pregi ma anche i limiti di una tecnologia che penalizza, almeno per ora, costi, autonomie e versatilità. Almeno fino ad ora, visto che Kawasaki, dopo aver presentato le sue prime moto elettriche, di cui potete vedere il video qui sopra, è riuscita a risolvere le equazioni e realizzare la prima moto a mobilità ibrida pronta e disponibile per la produzione di serie. Si chiama Ninja 7 Hybrid e a suo modo rappresenta la capostipite di quella che potrebbe essere in futuro una linea percorribile su diverse tipologie di moto. Le linee sono quelle tipiche dell'attuale famiglia Ninja, frontale cattivo e sovrastrutture nel complesso compatte, anche se la vista laterale mostra un appesantimento necessario nella zona dei fianchetti causato da il dover nascondere la presenza della batteria. Ovviamente quello che però ci interessa di più sta sotto la carrozzeria, nello specifico sotto al telaio troviamo un nuovissimo propulsore bicilindrico parallelo a quattro tempi di 451 centimetri cubi raffreddato a liquido, accoppiato a un motore elettrico da 9 kW. Insieme raggiungono la potenza combinata di 59 cavalli con la possibilità di spingersi grazie al tasto e-boost per qualche secondo fino anche ai 69 cavalli. Si tratta di una soluzione che nel mondo auto è definita full hybrid, dove cioè il motore elettrico può offrire un movimento anche in autonomia. L'alimentazione elettrica è fornita da una batteria agli ioni di litio a 48 volt, posta in posizione semicentrale, poco dietro la sella per mantenere il giusto bilanciamento dei pesi. Parecchio interessante il cambio, che non richiede l'uso di frizione, può essere azionato in maniera manuale oppure automatica. Poi c'è l'Automatic Launch Position Finder, ALPF, seleziona automaticamente quindi la prima marcia quando la moto è ferma ed è pure disponibile una modalità walk che funziona sia in avanzamento sia in retromarcia per facilitare le manovre a bassa velocità e il parcheggio. Sono tre le modalità di guida, c'è la Sport Hybrid in cui il motore termico è a potenza piena e lavora in associazione con il motore elettrico che gli offre 2 kW di potenza in aggiunta. Stesso discorso, stessa potenza offerta per la mappa Eco Hybrid dal motore elettrico, ma in questo caso il motore termico è leggermente limitato. Infine poi c'è la mappa completamente elettrica, ha una velocità limitata a 50-60 km/h e ha un'autonomia di una decina di chilometri. In più, per contenere le emissioni, nella mappatura Eco c'è anche la possibilità di avere il sistema start and stop, ovvero che ferma il motore quando ci si arresta, per esempio al semaforo. A chiudere le funzionalità di questo pacchetto c'è appunto il già citato tasto e-boost, che permette 5 secondi per 5 secondi di avere un picco di potenza. È utile per fare delle partenze a razzo oppure per effettuare dei sorpassi. Il Mix garantisce sulla carta prestazioni da media cilindrata, un'accelerazione da super sport da 1000 cm3, mentre invece un consumo contenuto da moto 250. Il consumo dichiarato parla di 3,7 litri per 100 km nella modalità Eco, che salgono a circa 4 in modalità Sport. Dal punto di vista della ciclistica abbiamo un classico telaio a traliccio, una forcella non regolabile, mentre dietro il mono in posizione molto bassa appunto per far spazio alla batteria è regolabile nel precarico. L'ergonomia è molto buona, soprattutto sulla zona dei comandi a manubrio. Ogni funzione, come il passaggio da una mappatura all'altra o la scelta tra cambio automatico e manuale, ha un tasto dedicato. Una soluzione che magari affolla un po' il manubrio, ma che rende il tutto più immediato e facile da trovare. Il tutto poi è gestito da un display TFT a colori con connettività per lo smartphone grazie all'app Rideology in versione dedicata. La prima cosa che si nota una volta in sella è il pressoché perfetto bilanciamento dei pesi. La Ninja 7 Hybrid, nonostante i 227 kg di peso, appare leggera e maneggevole, i piedi toccano a terra con facilità e la gestione dei comandi è facile e intuitiva. Il motore in mappa Sport Hybrid è sfruttabile solo con il cambio in modalità manuale, offre tutta la potenza necessaria per potersi divertire. La gestione delle marce non è fulminea ma è comunque precisa e permette di snocciolare i rapporti tramite i due pratici tasti al manubrio con una buona velocità. La modalità Eco Hybrid invece si può utilizzare sia con cambio manuale sia automatico ed è l'unica con modalità start and stop. A nostro avviso la gestione automatica del cambio non sempre si può definire precisa, la sua taratura è basata sul risparmio assoluto di carburante, cosa che obbliga il sistema a salire immediatamente di marcia e mantenere il rapporto più alto anche quando forse sarebbe necessario scalare. Questa gestione dei rapporti in molte occasioni trasmette al pilota una sensazione di poca fluidità, niente di male se si usa la moto in città e diventa un pochino più fastidioso nell'uso a velocità
città più sciolte. Lo stesso difetto, va da sé, si riscontra nella modalità full elettrica, ma in maniera un filo meno evidente. I rapporti sembrano leggermente più distanziati e poi la velocità da 50 km/h massimo mitiga di molto questo tipo di fastidio. Una piccola nota per la funzione e-boost: a parte la possibilità di effettuare delle accelerazioni da super sport, che è un giochino utile ma poco pratico nella vita reale, la sua funzionalità si nota in marcia, magari se bisogna effettuare un sorpasso. Basta infatti pigiare il tasto e il motore elettrico dai 2 kW che offre normalmente passa a 9, cioè full power, offrendo quel po' di cavalli in più utili per effettuare la manovra. Dal punto di vista ciclistico invece non c'è nulla da eccepire. La 7 Hybrid è una moto perfettamente bilanciata e con un telaio solido e preciso. Rapidissima nello scendere in piega, ci sono piaciute la sua capacità di mantenere la traiettoria anche a velocità elevate e la buona taratura delle sospensioni, che permette sia di forzare il ritmo tanto quanto trasmettere un buon comfort al pilota. Bene anche la frenata: nonostante il peso, il sistema Nissin si è rivelato potente, il giusto e soprattutto infaticabile. In questi giorni di test tra colleghi ci si è interrogati su quale fosse il cliente di riferimento per la Ninja 7 Hybrid, quale fosse, per usare un termine tanto caro agli esperti di marketing, il posizionamento di una moto che racchiude in sé aspetti molto diversi tra loro. Abbiamo infatti delle linee sportive e la scelta forte di associare questa moto al mondo Ninja, il tutto accoppiato però a una cilindrata piccola, perché comunque 450 è una piccola cilindrata, una tecnologia che comunque, per quanto prestazionale ed efficiente, pone l'accento sui consumi ridotti. E poi c'è il prezzo, che comunque è ancora indicativo, ma si aggirerà, si dice, intorno agli 11.500-12.500 euro, un costo che comunque di per sé non si può definire elevato, soprattutto se rapportato alla tecnologia messa in campo, e anzi per certi versi è persino in linea con alcune competitor di media cilindrata che in Kawasaki hanno evidenziato e sottolineato come possibili rivali di questa moto. Alla fine una risposta univoca a chi è indirizzata questa moto non c'è. La sensazione infatti è che la Kawasaki Ninja 7 Hybrid non sia una mera prova di forza tecnologica, come per esempio poteva essere l'H2R, ma più una prova generale, un modello realizzato per sondare il terreno, per poi estendere questa tecnologia, non dico a tutta la gamma, ma quasi. La 7 Hybrid in definitiva è un assaggio di futuro che Kawasaki ha visto ed è riuscita a rendere reale per prima. Futuro peraltro parecchio vicino, visto che i primi esemplari di questa moto saranno disponibili già all'inizio del 2024. E voi che cosa ne pensate della tecnologia ibrida? Beh, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticate nemmeno di attivare la campanella se non l'avete già fatto, seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e adesso anche TikTok, sul nostro sito insella.it e non dimenticate ovviamente di fare una capatina in edicola ogni mese per il giornale. Da Massimo Emiliani e dalla Kawasaki Ninja 7 Hybrid è tutto, per cui ci vediamo in sella alla prossima moto. Ciao!